La prima cosa bella che faccio quando torno a Livorno, nella mia città dove sono nata e cresciuta, è venire qui, sulla terrazza Mascagni, a sentire il profumo del mare. Perché è la cosa che mi manca di più, il profumo, l'odore di questa città e la simpatia dei livornesi. Ma che ciliegie grandi, te ne frego una. Anche due. Anche due, ne no? Paghi basta. Dopo magari. No, certo, te sei. Vabbè, intanto sono qui di casa. Vai, grazie, ciao. Ciao ragazzi. Buona giornata. Guardate, che ciliegie grandi abbiamo a Livorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti. Grazie signora, grazie. Ciao, buongiorno. Ciao. Bello, eh? Buongiorno. Queste sono le famose livornesi. E perché sono bianche? Perché la gallina è bianca. Capito? Non fa una piega. E come sono? Marce, sono buonissime. Ah, sono buone e speciali. A volte mi capita di stare lontano dalla mia città per tanto tempo, però mi basta un aperitivo sul mare con un'amica e mi rimetto in pari su tutto, su tutte le novità, ma proprio tutte, tutte, eh! Ciao! Ma che brava! Ah, te sì che mi conosci, mi hai già preso l'acqua! L'acqua brillante. Vabbè, facciamoci il ciclo. Bentornata. Grazie. E te però hai già bevuto, eh? Ti dimmi un po' le novità. Io, guarda, mi hanno fatto presidentessa, ci puoi credere? No, ma di che cosa, scusami? Di una fondazione d'arte. Senti, invece la Bernini sta dipingendo ancora, Giulia? La Bernini cosa sta facendo? Non si ferma mai, sta facendo un lavoro immenso alla Casa Famiglia Oami, che è una casa per persone con disabilità mentale. Esatto. Quindi danza e pittura. Sì. Si può vedere, fanno le prove. Andiamo, finiamo di bere e andiamo. Vai, se vuoi. Eccole. State già provando? Ma questi sono i disegni che hai fatto con i ragazzi? Esatto, sono i ronzinanti. Loro che cosa stanno facendo? Adesso allora stanno facendo la prova generale dello spettacolo performance che ci sarà domani, inaugurazione di questo progetto d'arte nuovo qua a Oami che si chiama Saltimbanchi, ispirato proprio a un quadro di Picasso, la famiglia dei Saltimbanchi. Mamma mia, tutte le volte che mi vengo a trovare è una sorpresa, non veramente. Meno male ci siete voi a Livorno.